Allora ragazzi, bentornati su Robocop, episodio numero 4. Andiamo a giocare. Siamo a livello numero 8, che è il penultimo livello di gioco. Nella discarica, nello sfascio, con tutte le macchine scassate, come si dice? Lo sfascio, lo sfasciacarrozze, come si dice in italiano? Perché in romano si dice così, in italiano no, in italiano si dice il rigattiere, no, il rigattiere, si dice la discarica, no, no, non si dice la discarica, come si dice? Il ferri vecchi, quello che vende i ricambi auto, la discarica delle macchine sfonnate. Insomma, se siamo capiti, raga, dai, su, senza che. Ok, questo è il gioco, andiamo a giocare, dai. Eravamo rimasti a livello 9. Andiamo a livello 9. Andiamo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. No, dobbiamo. Scusate, era successo un casino. Eccoci qua nuovamente. Siamo vicino al compattatore nella discarica. Andiamo a distruggere tutto. Ecco, io ho menato pure a quello. Attenzione, ci abbiamo solo un minuto e mezzo per finire il livello, quindi cerchiamo di andare celeri. C'è quello che ha la sega elettrica. Sono riuscito a ammazzarlo prima che mi colpisse. Cerco di andare veloce senza fermarmi troppo ad ammazzare tutti i nemici, se no non facciamo in tempo, eh. Ho preso il Cobra, che sarebbe il super fucilazzo, quello tremendo che sta pure nel film. E qui col Cobra ho distrutto subito le D209. No, eccolo, eccolo! Ma li morta. No, no, mortacci, scusa. M'ha sfornato, raga. M'ha distrutto. Arriviamo. Arriviamo. Ricarichiamo la posizione. Ok. Aspetta un attimo. Che succede? Qua ovviamente il gioco ci vuol far ricominciare da livello 1, ma noi invece riandiamo lì. Aspettate, mo carico, eh. Rieccoci qua, la discarica. Morì. Allora, mi conviene forse che il Cobra me lo conservo per il boss di questo livello, eh? No, no, c'è quello che ha la sega elettrica sotto, guardate un po'. No, ma quasi beccato, eh. L'ho beccato sullo stinco, eh. No, no, c'era quello. Aspetta, ho preso la. Ma io sto a sparare oppure. Ma porca. Ma sta di zero è fortissimo, come lo faccio a ammazzare? Ah, finora non mi hanno colpito, eh. Ok, io qua salvo perché finora non mi hanno colpito. L'ho sfornato! Ma ce n'è un altro, mo? Sì, ce n'è. L'ho sfornato pure a lui! Ah, perché lo devi colpire solo in piedi, ecco. Andiamo al quartier generale della OCP, che stranamente qui sta vicino alla discarica, guardate. Sì, perché mo vi spiego. La metto un attimo pausa. Pausa, mo vi spiego. In pratica hanno cambiato l'ordine dei livelli. Intanto io qua dovrei salvare la posizione. Hanno cambiato l'ordine dei livelli. Quindi in pratica succede che tu. Il livello della discarica, in teoria nell'arcade era tipo livello 3 o 4, mi pare che era livello 3, e poi dopo dovevi fare altra strada, dovevi. Se ricordate l'arcade l'abbiamo finito poco tempo fa,
il gioco da sala giochi, e dopo c'erano tanti altri livelli, tra cui anche quello dove stavi all'esterno della OCP, poi stavi dentro la OCP e poi raggiungevi alla fine l'ufficio di Nick Jones, dove c'era sta scena qui che dovevi ammazzarlo, come nel film, no? Però invece qui sta scena non si svolge nell'ufficio di Nick Jones, sembra che stiamo tipo davanti all'entrata dell'OCP. Quindi hanno cambiato un po' la locazione, la location. Il che è anche sbagliato perché nel film la scena si doveva svolgere nell'ultimo piano del palazzo per un motivo, che chi ha visto il film lo sa. Però invece qua è diverso. Comunque cerchiamo di ammazzarlo, dai. Questo è come livello 2. Niente, ha ammazzato l'ostaggio. Che è successo? Ammazzavo l'ostaggio, il gioco si è impallato, si è bloccato. No, non ho manco salvato la posizione, quindi dobbiamo ricaricare la posizione. Ritorniamo qua. No, per fortuna non mi ha colpito. Ah, no, mi ha preso. Ok, abbiamo preso il Cobra. I livelli sono brevi ma difficili sto gioco, eh. Mo ce ne dovrebbe essere un altro. Eccolo! Ma mo non muoio più, perché? Perché la prima volta è morto la seconda volta? No. Ma non me la spiego questa cosa. La prima volta l'ED209 è morto, la seconda no. Boh. Riproviamo. Ok, io ho sparato al ginocchio, eh. No, mi è finito il cobra. Allora, uno l'abbiamo sfondato. Ma perché non muore la seconda volta? Ah, perché ho finito il cobra. Ah! Ma ho capito, allora con il cobra quello muore in un colpo, ma se ci finisce il cobra, lui con la pistola è praticamente imbattibile. Devo riuscire a sconfiggerli entrambi prima che mi finisce il power up del cobra. Andiamo veloce. E uno. E due, sì, ce l'ho fatta, io salvo la posizione, andiamo a giocare. Ultimo livello. Livello 9, l'ultimo. Vediamo un po' se mi è arrivato energia, ok. Sto cercando di sparare in faccia al bastardo. Niente, mi ha ucciso l'ostaggio. Ma è impossibile. E poi non ho capito perché quando perdi si resetta. Vedete che va in crash. Il gioco va in crash. Ma perché? Perché ha crashato? Questa cosa non me la spiego, aspetta. Ricarichiamo. Ricarichiamo la posizione. Andiamo. No, non sono stato io adesso a ammazzarlo, perché io ho sparato all'ostaggio invece che. Oh, è difficilissimo sto livello finale, eh. Devo riuscire a sparare a Nick Jones senza sparare alla. Chi era quello? Il sindaco? Chi era? Non mi ricordo. Il film non me lo ricordo chi era. Vabbè, no. Ma no! Cioè, io sparo una volta in faccia a quello, allo stagio, e sbaglio. Riproviamo. Ma no, ma se anche, cioè, ma questa cosa non l'ho capita. Quando c'era livello 2, anche se sparavamo uno o due colpi alla ragazza ostaggio, non morivamo. Servivano parecchi colpi per ammazzarla se ci sbagliavamo a mirare. Invece qua basta che lo colpisci una volta al sindaco e subito mori.
No, ancora, ma è difficilissimo. Ma mo stavolta sta sezione la salto direttamente, risalvo qua. Sì, dai, dai. No, ammazzato ancora. Ma come fai? Niente, l'ho colpito in faccia. Ma è impossibile. Secondi. Ce l'ho fatta, l'ho ammazzato. Ho ammazzato Nick Jones. Ben fatto, Murphy. Ma la lotta contro il crimine deve continuare. Però manco ti spiega la trama, la storia. Però comunque sono riuscito, eh. L'ho ammazzato. Dai, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo finito Robocop. Sì, su Commodore 64 manca una scena finale decente. È solo così, come al solito ti dice bravo, l'hai finito. Però questo gioco è veramente infame, perché se infame, infamissimo. Perché se ricordate, il livello 5 era impossibile da finire, l'abbiamo finito solo grazie al trucco di passare attraverso i muri, il livello 5. Mentre il livello 7 c'ha la grafica tutta sminchiata. E per vederlo bene abbiamo dovuto caricare la versione dei Remember, che è questa. Quindi insomma il gioco era abbastanza figo, questo qui di Robocop per Commodore. Però prima di farlo uscire hanno sistemato un po' di cose che non hanno sistemato. Ci sono dei bug nei livelli avanzati veramente terribili. Il problema è che nessuno riusciva ad arrivare ai livelli avanzati, quindi nessuno sapeva che c'erano sti bug all'epoca. Comunque per questa volta è tutto, ragazzi. Puntata questa purtroppo breve, perché abbiamo finito il gioco, ma puntata breve. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Nel frattempo vi faccio rivedere la confezione del gioco avanti e dietro. Eccola qua. Questo è il retro. Questa era veramente grossa la scatola che io ricordi. Questa è la versione Amiga. Qua c'è il poster. E per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima. Vi saluto io e vi saluta anche. Ciao ragazzi, alla prossima. Che gioco finirò? Boh, non lo so. Prossima puntata di Continue, finiamo un altro gioco. A sorpresa! Ciao ragazzi!